Commercio, 229 euro spese in media a famiglia, meno di 100 euro a testa per comprare vestiario, scarpe e accessori. Tanti vestiti, proprio... Mancano 30 secondi e non so che cosa succederà, se magari inizia a registrare qualcos'altro. Perché non so se ho finito il tempo... ...in primavera, piccolo privilegio per i clienti abitudinali, hanno potuto prenotare prima dei saldi e ritirare dunque... Se ho finito il tempo totale delle registrazioni... I saldi per spese alimentate che ci sono messo in giro. Rispetto all'anno scorso abbiamo ribassato i prezzi del 50 al 70. 5, 4, 3, 2, 1. E perché proprio non ha voluto rinunciare? C'ho 2 minuti extra. Con un budget minimo è arrivato in soccorso il mercatino. Ore 7.15, appuntamento per i primi 100 selezionati da un brand di moda per un'iniziativa a di poco bizzarra in occasione del primo giorno di saldi. Siamo a Milano, chi entra nel punto vendita vestito solo della biancheria intima può uscire rivestito gratis. Con quello che costano comunque i vestiti. Era una buona occasione per rifarmi il look. E fare una pazzia fondamentalmente perché gireremo in mutande per Milano. Sì, è la crisi che mi ha lasciato in mutande. Allegri, incuranti, divertiti, si parte in pullman, un giro per la città sotto gli occhi esterefatti e incuriositi dei passanti. Poi tutti dentro allo store, un'ora e mezza a disposizione per scegliere due capi di abbigliamento, vestirsi e uscire senza pagare un centesimo. Io me ne sono costati 140 euro. E sui 300? Mi vanno in mutande quando me ne capita. Dopo 90 minuti prelevati circa 15.000 euro di vestiti, 100 giovani rivestiti da capo a piedi. Prima di loro altrettanti ragazzi hanno fatto lo stesso a Barcellona, Madrid, New York, Tokyo. Lo dovrebbero fare in Olanda, però non con i vestiti. Ci sarebbe successo la zona delle vetrinette. Carlo Santana incanta il pubblico col suo viaggio in musica fatto di energia rock e passione latina. È vicino Padova, la prima tappa italiana per uno dei più grandi. Vabbè, adesso stiamo alla musica. Parlano di Santana. Che avrebbe più o meno la stessa età di Jimi Hendrix se fosse con vita. Jimi Hendrix. Qua c'ho altri 2 minuti da registrare. Io intanto colgo l'occasione per ringraziare tutte e tutti voi per seguirmi in Spreaker e di iscrivervi. Ed anche... Questo ogni tanto ricarica 3-4 minuti che mi restano, poi altri 3 o 4, non so come fa. Però vabbè, allora vi ringrazio di vedere il mio canale di YouTube Sant'Enchan, di vedere i miei video, di iscrivervi, che adesso sto ai 90 iscritti e più di 7.000 visioni, e lo devo a tutte e tutti voi che mi seguite. Vi prego di andare anche a vedervi qualche video mio nel canale Sant'Enchan di Vimeo, e di Daily Motion. Sto in Facebook, in Twitter, presto in un canale di Yahoo. E noi ci fermiamo qui, grazie per aver scelto il TG1, a tutti voi una buona serata, arrivederci. Anche noi ci fermiamo qui, e quindi è finito il mio commentario al TG Rai, e mi raccomando, mi raccomando. Statemi tutti bene. Oggi è sabato. Qua sono le 15:34. Là saranno le 19:34. Qua fa freddo, là farà caldo. Mi raccomando. C'ho altri 4 minuti. Ma già ho fatto il mio programma, chissà quanti altri programmetti piccoli, quante trasmissioni piccole stanno aperti, perché qua ogni tanto mi riparte il tempo alla rovescia, no? Adesso ho 4 minuti, 4, 3, 2, 1... No, sono 5 minuti 58, da 4 è passato a 5, è una cosa strana, perché io dico, beh, adesso mi dà altri 3 minuti, invece non arriva a 2, fa 5 minuti, vabbè, però io taglio qua perché non ho più tempo.
quindi grazie a tutte e tutti voi. Ciao.